Ciao ragazzuoli, eccoci qua anche di sabato, giornata fondamentale per il Milan, per il nostro campionato, per la nostra storia, diciamolo pure, senza problemi. Non rinunciamo comunque a Good Morning Milan, la rassegna stampa delle 5 notizie del giorno sul Milan. Iniziamo subito, chiaramente è rassegna stampa incentrata sulla partita col Cagliari. Corriere della Sera, sprint scudetto, Milan in campo dopo le altre, più pressione, ma i rossoneri hanno un vantaggio. Sì, più pressione, ma dipende dai punti di vista. Può essere una pressione positiva, magari nel caso qualcuno dovesse non fare punteggio pieno, potrebbe essere invece magari una pressione un pochino più ansiogena, laddove dovessero esserci invece risultati negli altri campi. Comunque a me piace giocare dopo, vi dirò onestamente, così non mi dispiace, lo trovo anche più adrenalinico, diciamo. Il vantaggio del Milan, e questo viene sottolineato appunto dal Corriere della Sera, è quello di avere ora finalmente, dopo tante giornate, finalmente il destino nelle proprie mani. Quindi questo è un vantaggio rispetto alle altre squadre che devono rincorrere di fatto. Quindi Milan, nonostante la pressione a giocare dopo, ha questo vantaggio, è sicuramente importante. Verso Cagliari-Milan, su Milan News la probabile formazione rossonera: Milan in porta, difesa formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez. Ieri si parlava anche di Romagnoli, forse potrebbe essere anche secondo me Pietro Romagnoli per le palle alte. In ogni modo Kalulu, Tomori ci possono stare benissimo, perché ricordiamo che Cagliari ha Pavoletti che sui colpi di testa non è male, e Romagnoli, ricordiamoci anche il salvataggio su Dzeko sulle palle alte, ha uno dei suoi punti di forza, quindi io metterei Romagnoli. In ogni modo Kalulu va benissimo, perché sapete già che Kalulu, Tomori è la mia coppia in generale preferita in difesa. In mezzo al campo Tadi anche sì, Benasser. Non lo so, qua si parla anche di Tonali che ha ripreso, però forse potrebbe partire che sì. E Messias, Diaz e Leao sostegno di Giroud. Diaz potrebbe essere la partita giusta per un Cagliari che probabilmente si chiuderà molto. Un folletto che si muove tra le linee potrebbe essere la scelta giusta in termini di attacco. Quindi staremo a vedere. Gazzetta, certezza Leao. Ora è anche concreto. Rafa è diventato grande al momento giusto, sicuramente. Sicuramente ha fatto più gol rispetto agli altri anni ed è molto più decisivo quest'anno. Gli manca probabilmente ancora l'ultimo passo finale per diventare top level, che è la continuità all'interno della partita. Ha delle grandissime fiamate eccezionali, ma ancora presenta quell'elemento che manca ad essere davvero top level. Comunque già adesso Leao quest'anno ha fatto davvero stato di qualità ed è una cosa sotto gli occhi di tutti, anche dei giornali, come potete vedere. Tutto Sport, penultima notizia: Pioli chiede i gol per non soffrire. Nelle ultime partite il Milan ha faticato un po' sotto porta, vincendo spesso di misura. Pioli chiede i gol per non soffrire, titola a tal proposito il quotidiano Tutto Sport, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciate dall'allenatore rossonero alla vigilia del match. Non stiamo segnando molto, ma ho tanti giocatori che possono riuscirci, senza dubbio, per lo scudetto tutto aperto. Quindi Pioli invoca, diciamo, i gol, e sarebbe bello, al di là del fatto che io ho sempre detto che a partire da oggi, anche da prima, ma oggi in particolare, a noi interessa il risultato, al di là del bel gioco, delle goleade, ma il Milan è focalizzarsi sul risultato. Se fare 1.000 gol ti porta ad avere l'ansia di segnare, magari ti scopri e poi prendi un bel contropiede, allora preferisco fare un gol e poi gestire il risultato con un bel possesso palla, senza ansia, anziché cercare la vittorione e magari poi prendersi dei rischi. Bisogna essere pragmatici, è il momento di vincere, è il momento di non fare tanto caso al bel gioco, ma di portare a casa i punti che ci servono. Ultima notizia della Gazzetta: il Milan cresce la fiducia per Origi. Cresce la fiducia per Origi, è riportato dalla Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per l'attaccante belga in uscita dal Liverpool. Il giocatore in scadenza di contratto e potrebbe quindi partire a parametro zero con le prossime mosse, riferisce la Rosea. Tra l'altro oggi si parla anche di Rudiger alla Juve per 6,5 milioni di stipendio. Vabbè, questo è il grande financial fair play, intanto c'è che c'hai un dietro un, come si dice, un investitore che continua a foraggiare a suon di debiti la tua liquidità. Direi che va così in sostanza. Il Milan proverà a verificare se i Reds hanno ancora chance di trattenerlo attraverso una clausola che, al verificarsi di alcune circostanze, permetterebbe al club di prolungare unilateralmente l'accordo, come capitò a Giroud. Il problema è che se dovesse applicarlo il Chelsea, cioè, pardon, il Liverpool a Origi, chiaramente cambia, perché Giroud,
sebbene fosse stato rinnovato per un anno, era un giocatore di 35 anni, quindi comunque il valore residuo anche a comprarlo era di 1 milione di euro circa, che poi è stata la cifra che Milan ha sborsato. Origi, laddove venisse unilateralmente rinnovato, anche se per solo un anno, chiaramente ha un alto valore, essendo un giocatore nel pieno della forza, 26 anni, credo che a quel punto per il Milan non ci sarebbe più interesse e virerebbe su altri obiettivi. Ad ogni modo, chiaramente se dovesse liberarsi gratis, i rossoneri, sottolinea la Gazzetta, sono in pole. E io ribadisco che è un giocatore che a me non dispiace. Ci vediamo dopo con tante news e sicuramente la partita da seguire con commento sicuramente a metà partita e poi sul finale il classico commento a caldo che tanto vi piace e ci piace. Forza Milan, oggi più che mai, oddio, ho detto una frase che dice anche Longoni, quindi cancellatela subito, Forza Milan, forever and ever, ecco, così va bene.